Che cosa dobbiamo fare in Italia? Io penso questo. Penso che noi dobbiamo lavorare con i compagni e le compagne, abbiamo sentito prima i compagni e le compagne di Alba, che hanno lanciato un appello il primo di dicembre, ci vediamo, o sarà il primo o il 7, questo poi, ci vediamo ancora. Io penso che noi dobbiamo fare questo percorso di lavorare assieme a tutti i comitati, le associazioni. Posso dirlo, i compagni e le compagne di quei partiti che magari come segreteria nazionale hanno deciso di stare da un'altra parte, ma che forse non sono del tutto convinti che bisogna stare da un'altra parte, e provare a costruire in modo paritario, plurale, senza nessuno che mette il cappello sulla testa di nessun altro, di costruire una lista di sinistra e di alternativa per le prossime elezioni. Io penso che a questo percorso non saremo da soli. Banalmente, adesso qualcuno può piacere di più, qualcuno può piacere di meno, in ogni caso ha fatto opposizione al governo Monti, l'unico in Parlamento da sinistra, l'Italia dei Valori, io penso che debba essere un interlocutore di questo. E badate, ci sono delle volte in politica in cui la debolezza è un aiuto, perché quando c'è qualcuno che pensa di essere molto più forte, quando tutti sanno che siamo tutti un po' debolini, forse c'è più attenzione a mettersi insieme, no? E anche la debolezza a volte aiuta a non avere atteggiamenti arroganti da parte di nessuno. Io penso che noi tutti oggi sappiamo che nessuno da solo è in grado di risolvere il problema. Non lo è Alba, non lo è Rifondazione, non lo è l'IDD, no? Così come, allora, io credo che noi dobbiamo provare a lavorare a costruire questo processo e di costruirlo in modo opposto a quello che fu la sinistra arcobaleno. La sinistra arcobaleno fu un accordo di vertice in cui in una stanza a Roma si spartirono i posti sul territorio, catapultando la gente da un posto all'altro in questo modo assurdo. I risultati si sono visti. Io penso che noi dobbiamo fare il contrario. Noi dobbiamo a Roma, o dove sarà l'assemblea di costituzione, far partire un processo, ma poi noi dobbiamo dire questo processo è la costruzione di uno spazio pubblico in cui territorio per territorio si costruiscono i candidati, le liste, si mette assieme la Roma, cioè va fatta dal basso questa operazione. E a me non spaventa che non ci sia solo chi si definisce di sinistra, insomma l'Italia dei Valori. Non so, quando mi trovo con Di Pietro dice tu sei un comunista valdese, io sono un ex democristiano, insomma lui stava in seminario, diciamo, non siamo esattamente la stessa cosa. Ma io penso che oggi noi l'aggregazione che dobbiamo fare è molto semplice. Da un lato ci sono quelli che hanno approvato le misure del governo Monti e che si vogliono muovere in continuità con quella strada lì. Quando nella carta di intenti del patto dei democratici e dei progressisti, non si chiama nemmeno più centrosinistra, democratici e progressisti, c'è scritto che si rispetteranno gli accordi internazionali e si discuterà con le grandi famiglie europee, cioè i popolari, i democristiani e i liberali, di come riformare questo. Vuol dire che tu accetti questo indirizzo qua. Io penso che c'è il problema di aggregare tutte le forze che siano più nettamente di sinistra o che semplicemente abbiano degli elementi di conflitto senza essere particolarmente di sinistra, ma tutte le forze che sono disponibili ad aggregarsi contro quelle politiche economiche lì. E noi su questa aggregazione dovremmo tentare di lavorare a... Badate, non c'è solo un problema di parlare con i giovani, i precari, gli operai e gli impiegati, perché queste politiche economiche stanno demolendo le condizioni di vita anche degli artigiani, anche dei commercianti. C'è un pezzo di media impresa che chiude i battenti perché le banche non gli danno più i soldi, quelle stesse banche che pigliano i soldi all'1% te li prestano al 12, al 15% se ne hai bisogno. Allora noi dobbiamo essere capaci a proporre l'alternativa a queste politiche, non solo sul versante, diciamo così, classico nostro, ma anche proprio sul versante del fatto che queste politiche impoveriscono il paese, stanno demolendo il tipo di civiltà che si è costruita in Italia, e in più, oltre a demolire gli elementi di stato sociale e di civiltà, demoliscono l'ambiente, perché sono basate sullo sfruttamento di tutto quello che si riesce a mercificare, penso alle questioni delle trivellazioni, ma non solo. Allora,
Io credo che noi dobbiamo fare questo, con molta nettezza. Io devo dire sono abbastanza sereno, non solo perché confido che ce la possiamo fare, cioè io vedo uno spazio pubblico, vedo uno spazio di sinistra, una domanda che c'è in questo paese, non c'è l'offerta. Qua c'è la domanda della merce e non c'è chi la produce, perché in questa divisione che c'è nessuno è credibile per essere il punto di riferimento. Allora in questo senso io credo che il riuscire a mettere assieme queste porte in un rispetto reciproco e il fare un processo democratico dal basso possa rispondere a questa domanda di un punto di aggregazione a sinistra che c'è. Su questo io voglio essere molto netto su un punto. Credo che su questo però dobbiamo anche avere un elemento di innovazione molto forte. Qualcuno, Ciccio Brigatti prima parlando della fabbrica di Grillo, diceva insomma qua questa cosa di Grillo è anche un po' un depistaggio, no? Perché si discute di tante altre cose e non discuti delle questioni della fabbrica. È vero, c'è questo aspetto. Però io penso che bisogna anche rendersi conto che c'è anche un altro aspetto, che la gente è arrabbiata per l'ingiustizia sociale che c'è ed è incazzata per i banchieri, incazzata per Macchionati, ma la cosa che la gente considera insopportabile è che ti dice pazienza per il banchiere che si guadagna i milioni, ma non l'ho deciso io, ma che quelli che io ho votato si guadagnano i 15.000 euro quando io non ho i soldi per riuscire, non dico andare al mare d'estate 3 settimane, ma ad andare in pizzeria ogni tanto. La gente è incazzata con una bici su quello. Il sentimento di rivolta contro quella che viene chiamata la casta, guardate che secondo me è una forma elementare e primitiva di odio di classe, non di altro.